Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare amici che mi conoscono di persona, che si sono iscritti, ma anche amici che, anche se non si sono iscritti, so che mi seguono da alcuni paesi stranieri. Oggi volevo parlare dell'importanza di queste tre farine e del prepping. Ora, di prepping dirò ben poco. Per non allungare, diciamo, il video, ci sarà occasione in video successivi. Diciamo che il prepping è un po' un prepararsi, organizzarsi, anche mentalmente, forse soprattutto mentalmente, ad affrontare delle situazioni imprevedibili, come delle emergenze, disastri, di natura naturale oppure causati anche dall'uomo. La pandemia, che c'è stata e c'è ancora, e anche se siamo ben organizzati, comunque l'effetto di queste calamità su di noi, che sono comunque eventi straordinari, come può essere un terremoto, psicologicamente ci spaventa in tutti i casi. Ognuno poi reagisce in maniera diversa, c'è chi si fa prendere a panico, chi si chiude nel silenzio, chi piange, ma il prepper, che comunque non è esente da emozioni, ha una certa preparazione mentale, quindi cercherà di agire per ridurre il più possibile gli effetti e le conseguenze negative, non solo per sé, ma anche per la famiglia e anche per il gruppo che magari si può formare. Quindi un prepper non è solo colui che fa scorta di cibo, perché questa cosa la può fare chiunque, cioè nel senso che una famiglia, una casalinga fa scorta di cibo, riempie la dispensa, il frigo, il congelatore, controlla l'armadietto delle medicine. Stiamo parlando però di altri tipi di rifornimenti, ecco. Ci sono poi dei prepper che si preoccupano solo di questo, ad esempio dell'alimentazione, e altri invece ci aggiungono anche altre conoscenze, tipo ad esempio tecniche di sopravvivenza, oppure di autodifesa o altre tecniche. Diciamo che il prepping non è una moda, non è un hobby, è più che altro uno stile di vita. È un modo anche di pensare, e in questo momento qualcuno potrebbe dire che io sono fuori di testa con questo discorso. Però appunto abbiamo avuto, mi dicevo prima, l'esempio della pandemia a livello mondiale, quindi una cosa non grande, enorme, dove non si sapeva assolutamente cosa sarebbe successo. E devo dire che questo mio modo di vedere le cose un po' mi è stato di aiuto, cioè comunque psicologicamente non mi sono abbattuta più di tanto. Poi bisogna anche vedere perché uno diventa prepper mentalmente, ci possono essere anche delle cause scatenanti, che nel corso del tempo ti hanno condizionato. Tipo io ad esempio nell'adolescenza ho subito un terremoto. Più di uno, ma uno in maniera molto grave, che è stato il mio primo terremoto, e all'epoca non esisteva la protezione civile e ci siamo dovuti arrangiare un po' da soli, abbiamo dormito in situazioni più disparate, era inverno, quindi probabilmente questa cosa nel corso del tempo mi ha condizionato ed è uscita fuori da un po' di anni. Comunque, chiudo questa parentesi e voglio parlare di queste tre farine. Perché ad esempio la farina di riso, di avena e di ceci? Il prepper deve organizzare anche lo spazio, no? Quindi ad esempio queste tre farine possono essere usate per più scopi e quindi è necessario a questo punto, non è necessario doversi portare dietro altre cose. Tipo la farina di riso, oltre a fare delle pappine sia salate che dolci per bambini, budini,
crepe oppure impanature, dolci e così via, quindi usate in cucina. Possiamo anche farci una bevanda, un latte di riso, lo chiamiamo latte di riso, ma è una bevanda, ma possiamo anche usare la farina per pulirci, nel senso che come tutte le farine che hanno il potere assorbente, c'è anche un leggero effetto scrub, nel momento in cui la passiamo sul corpo umido, porta via sia lo sporco, e sia il grasso, e quindi è un modo anche per pulirsi. Possiamo farci delle maschere facciali e possiamo metterla anche su quelle parti del corpo che si sono bruciate, si sono irritate, ci sono degli arrossamenti perché è molto lenitiva. E poi una farina da tenere perché è senza glutine, quindi ci possono essere anche soggetti, persone, e non parlo solo all'interno della propria famiglia, che possono aver bisogno di aiuto e magari sono celiaci e in questo caso hanno la possibilità di mangiare i prodotti che ne possiamo ricavare. Poi la farina d'avena invece è una grande fonte di proteine e poi rafforza il sistema immunitario, gli anticorpi, ha anche le vitamine, anche i minerali. E anch'essa per la pulizia personale è lenitiva ed a sollievo in caso di scottature, anche di psoriasi e orticaria. Anch'essa passata sul corpo umido porta via lo sporco e il grasso, quindi si può usare per più scopi. Si ci possono creare dei nuovi saponi, nel senso che se abbiamo dei pezzi di sapone che sono avanzati, li possiamo sciogliere con un po' d'acqua e con la farina di avena, mettere in uno stampo e ricreare dei nuovi saponi. Se ci può fare anche un sapone a secco, perché chiedo scusa, uno shampoo a secco, perché comunque se abbiamo una cute particolarmente grassa, in quella maniera porta via il sebo in eccesso. E in più possiamo farci il latte d'avena, oltre che tutte le altre ricette, torte, biscotti, porridge, ma anche la pasta, anche il pane. La farina di ceci, l'ho usata parecchio in cucina, è ottima ad esempio per fare delle frittate, delle focacce, anche se senza glutine. Si ci può anche pastellare ad esempio la verdura, si può fare la farinata di ceci che oppure le crepe o anche la pasta tipo le tagliatelle. Ma anche in campo cosmetico la possiamo usare sia per fare delle maschere facciali. In Medio Oriente, ad esempio, si usa una maschera facciale dove si mischia la curcuma alla farina di ceci e serve per rendere la pelle molto più morbida e luminosa, quindi sembra anche più giovane. E anche la farina di ceci va bene per lavare il corpo, come le precedenti. E si usa anche per fare uno shampoo, spesso ho visto su internet che si fa, lo shampoo con la farina di ceci. Io credo che, sia, dovuto al fatto che, i ceci, come anche altri legumi, hanno delle saponine. Non so se vi è capitato di aprire un barattolo di ceci e vedere un po' di schiuma, perché ci sono le saponine e quindi probabilmente si presta bene a diventare uno shampoo mischiato con dell'acqua. Anche la farina di ceci, chiaramente essendo una farina a potere assorbente, quindi è in grado di inglobare il grasso. Nel grasso c'è lo sporco e quindi va via sia il grasso che lo sporco inglobato dalla farina stessa. Chiaramente ci sono tanti altri mezzi per potersi pulire, questo sistema, diciamo, è un di più, un qualcosa da aggiungere, sempre per quelle situazioni di emergenza di cui parlavo prima. E niente, questa è una rubrica nuova e fatemi sapere cosa ne pensate e se avete dei consigli a darmi e capite
critiche costruttive, mi farebbe piacere anche. E se vi è interessato il video, mettetemi un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, grazie.